Ed ecco qua per voi la recensione del robot aspirapolvere autosvuotante più piccolo al mondo. Di che modello stiamo parlando? Del nuovissimo e fantastico SwitchBot K10 Plus. Guardate la differenza di dimensioni rispetto a un normale robot, e questa caratteristica è veramente un suo punto di forza, perché durante la pulizia, soprattutto di case piccole e molto anguste, il K10 Plus potrebbe essere la soluzione ideale. Ad esempio, quello che vedete è il sotto del mio tavolo con tutte le sedie ai lati, arriverebbe al punto di pulire il tavolo, ma non riuscirebbe ad andare sotto la tavola perché non passerebbe all'interno dei piedi della sedia. Ostacolo che invece non impedirebbe il K10 Plus a pulire interamente sotto la tavola, avendo le dimensioni molto ridotte. Stesso problema che ho nel bagno: avendo un bagno di piccole dimensioni, il bidet è veramente attaccato al muro perimetrale, perché andrebbe a sbattere tra il muro e la base del bidet senza riuscire a passare e a pulire tutta questa parte di superficie. Beccatevi invece come il K10 Plus riesce a passare con le sue piccole dimensioni tra il bidet e il muro, riuscendo a pulire anche tutta questa zona del bagno. Il video di oggi l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing, andando ad analizzare le sue caratteristiche tecniche. Nella seconda parte vi mostrerò il tutorial per scaricare l'app e tutte le sue funzioni. E nella terza e ultima parte andremo a fare il test di pulizia e vi darò anche tutte le mie considerazioni finali. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Devo dire che come dotazione base hanno fatto veramente un ottimo lavoro, perché all'interno della confezione troverete la bellissima dock station, ovviamente il K10 Plus, un altro filtro, un secondo sacchetto per la polvere, il manuale di installazione e questo praticissimo e utilissimo pack al cui interno ci sono 30 salviette che servono ad attivare la funzione lavaggio di questo K10 Plus. Dopo le andremo a testare. E ora andiamo ad analizzare tutti i componenti di questo K10 Plus a partire dalla dock station. Come prima impressione devo dire che, nonostante ovviamente sia in plastica, è molto compatto e soprattutto resistente. Anche se lo provo a muovere non si sentono particolari cigolii. Ho trovato veramente utilissimo questo bellissimo vano dove poter arrotolare il filo, così lo potrete srotolare della misura giusta senza avere del filo in eccesso in giro per casa. Per quanto riguarda la parte frontale, nella parte inferiore troviamo il bocchettone d'aspirazione in cui passerà tutta la polvere e lo sporco tirato su dal nostro robottino. Nella parte superiore presente il comodissimo vano, che ha una capienza massima di 4 litri, al cui interno è presente anche il sacchettino. Tra l'altro, cambiare il sacchetto è veramente semplice e rapidissimo: vi basterà un secondo tirando questa linguetta per estrarlo e un altro secondo per inserire quello pulito. Sempre all'interno di questo vano troverete anche questo comodissimo e praticissimo spatolino per pulire il nostro robottino, ma non solo, perché incastonato nello sportellino della dock station troverete anche il bellissimo accessorio che serve ad attivare la funzione lavaggio del K10 Plus. Ho apprezzato tantissimo l'idea geniale di metterlo sotto lo sportellino, perché i robottini di altri brand che ho recensito non c'era uno spazio preposto come in questo caso, e quindi lo devo sempre lasciare di fianco alla dock station, che occupando spazio e non era neanche il massimo a livello visivo. Per quanto riguarda le caratteristiche di questo K10 Plus, partiamo dalla potenza di aspirazione, che è di 2500 Pascal, che considerando le sue dimensioni la metà di un normale robot aspirapolvere, veramente non è affatto male. Per quanto riguarda la mappatura della casa, viene svolta interamente da questa fantastica torretta LiDAR, che è un componente che di solito troviamo solo nei robottini di alto livello. Nella parte inferiore troviamo le due ruote ammortizzate, come vedete vanno su e giù, e sono fantastiche e perfette per poter salire e scendere dai tappeti. Sotto troviamo questa spazzola rotante di colore rosso e nero, che andrà a portare tutta la polvere nel contenitore. Normalmente questa spazzola viene inserita nella parte centrale all'interno delle due ruote, ma essendo questo robottino veramente molto piccolo e compatto, hanno deciso di posizionarla nella parte inferiore, così da inserire una spazzola di dimensioni maggiori. E concludendo l'analisi
del fondo, nella parte superiore, troviamo la rotellina che serve a direzionare il nostro robottino e ovviamente la spazzola rotante. Per quanto riguarda la parte superiore, troviamo questo comodissimo coperchio magnetico dotato di 4 magneti. È veramente molto semplice. Tolto il coperchio, potete estrarre il vano che raccoglie la polvere. Non è di grandi dimensioni, ha una capienza massima di 180 mm, ma non vi preoccupate perché essendo dotato di dock station, l'automatico, il K10 Plus, lo andrà a svuotare direttamente tutte le volte che sarà pieno. Di fianco all'LiDAR trovate anche gli unici tasti di accensione e spegnimento del tasto Home, tasti che quasi mai andrete a utilizzare perché sicuramente come me lo andrete a far funzionare e a sfruttare direttamente utilizzando l'app. Ed eccola qua l'applicazione da scaricare, fate clic su installa, non vi potete sbagliare, è l'unica con lo sfondo rosso con la scritta S in bianco. Dopodiché andate ad attivare il Bluetooth e il GPS nel vostro smartphone, arrivati a questo punto dovrete creare il vostro account. Per fare ciò cliccate su iscrizione, dopodiché inserite la vostra mail, la password e confermate nuovamente la password. Per cui aprite la mail, andate a leggere il codice e lo scrivete nelle caselle qua in basso. Fate clic su OK. Arrivati a questo punto vi basterà cliccare su aggiungi, selezionare il dispositivo che volete aggiungere al vostro account. In questo caso andiamo a selezionare e a trovare il robot K10 Plus. Qui trovate tutte le istruzioni per collegare il robottino al vostro wifi di casa e cliccando su avanti comincerà a ricercare il dispositivo. Mi raccomando, in questa fase di ricerca tenete il cellulare il più vicino possibile al robottino. Ed eccolo qua, robot K10 Plus aggiunto direttamente al mio account. E ora andiamo a dare un'occhiata a tutte le funzioni e le personalizzazioni che si possono attivare e controllare direttamente dall'app. Come vedete ho già mappato la zona della casa che mi interessa pulire. Nella colonna di destra potete decidere quanti passaggi far fare al robottino, se uno oppure due, in questo caso lascio uno, salvare la posizione dopo che ha fatto la mappatura, ma soprattutto una delle funzioni più utili, ossia quella di delimitare le aree vietate. Ossia in queste zone di colore rosso il robottino non passerà a fare la pulizia. E tra l'altro ne potete inserire anche più di una, per cui se avete varie zone, diciamo delicate, con questa funzione non rischierete che il robottino danneggi qualsiasi vostro arredamento. Invece nella colonna di sinistra potete regolare la modalità di aspirazione e anche decidere di far andare il robottino a scaricare la polvere. E potete anche modificare la potenza di aspirazione tra modalità silenziosa, standard, potente o modalità massima. In questo caso andiamo a settare la modalità massima. E la cosa più importante, ossia andare a programmare la pulizia sia giornalmente che settimanalmente. Così una volta che l'avrete programmato, questo super intelligentone vi pulirà la vostra casa senza che voi dovete attivarlo o disattivarlo tramite l'app. E ora siamo pronti a fare la pulizia. 3, 2, 1, via! Ho posizionato dello sporco in giro per casa, qua addirittura ho sistemato anche dei chicchi di riso, andiamo a vedere se alla fine del lavaggio avrà pulito completamente oppure no. E in più come ostacolo finale ho inserito anche un tappeto e vedremo se riuscirà a superarlo. Adesso lo seguirò con la telecamera, guardate com'è preciso nel bordo, cerca sempre di passare 2-3 volte prima di procedere alla mattonella successiva. Ed è anche molto più silenzioso rispetto ad altri robot, infatti ha un rumore massimo che è inferiore ai 50 decibel. Guardate anche qui dove riesce ad andare a pulire, come vi dicevo prima, come è passato perfettamente dalla sedia. E guardate quanto è delicato sulle superfici, legge perfettamente la distanza senza rischiare di rovinare i mobili. E ora ci siamo, vediamo se adesso tirerà su le nostre bricioline. Vediamo, oh mio Dio, guardate, li ha tirati su completamente in un solo passaggio. Nonostante le piccole dimensioni è veramente molto potente. Vediamo se ha tirato su il riso. Guardate, anche il riso completamente tirato su. Mentre il robot sta pulendo vi voglio far vedere che direttamente nell'app vi fa vedere esattamente tutti i passaggi che ha effettuato. Per cui potete controllare direttamente dallo smartphone in che punto è e cosa sta pulendo il K10 Plus. Guardate come pulisce perfettamente tutte le zone sotto al mio tavolo passando tra le sedie. Vantaggio enorme rispetto agli altri robot che ho utilizzato che mi obbligavano a spostare letteralmente tutte le sedie. Ha già finito la cucina e la sala da pranzo, andiamo a vedere se passerà direttamente sopra il tappeto. Oh mio Dio, guardate, guardate, ce l'ha fatta, guardate che altezza, è quasi 3 cm e nonostante ciò è riuscito a passarlo tranquillamente. Mamma mia che potenza. Sta andando a pulire tutto il bagno, adesso vi mostro quello che vi ho fatto vedere prima. Guardate come passa perfettamente in quell'anfratto che l'altro robot non è riuscito a pulire. E adesso che ha finito, guardate come va a tutta velocità verso la stazione di ricarica. Voglio seguire un primo piano con anche l'action cam dell'Insta 360 che gli sta sopra. Sembra tipo una Valchiria che sta andando in combattimento. Ho anche attivato la modalità scarico della polvere, per cui una volta che sarà collegato alla stazione di ricarica sentirete il rumore dell'aspirazione. Ha iniziato a ricaricarsi, sentite?
Andiamo a vedere tutto lo sporco che ha scaricato nel sacchettino. Guardate che spettacolo, o meglio, che schifo. Tutta la polvere l'ha inserita dentro al sacchetto e una volta che sarà pieno, vi basterà estrarlo e buttarlo direttamente nel rusco, senza il minimo rischio di sporcarvi le mani. E dopo aver aspirato e scaricato tutta la polvere nella dog station, non ci rimane che testare l'ultima funzione, ossia la modalità lavaggio. Andiamo a estrarre il nostro panno umettato. Tra l'altro ci sono anche due ganci per tenere fisso il panno e una volta che l'avrete fatto aderire perfettamente, vi basterà agganciarlo nella parte inferiore. Va inserito nelle due guide e dopo una piccola pressione sarà già fissato. Se l'avrete installata correttamente, sopra la vostra app vi apparirà la scritta modalità straccio. E ora l'andiamo a attivare. 3, 2, 1, via! È già partito, guardate a che velocità sta lavando! Mamma mia, è velocissimo! Non so se lo vedete dalla telecamera. È già arrivato al corridoio, guardate come si vedono gli alunni del bagnato, sta andando direttamente verso il bagno, ma guardate a che velocità, e si vede perfettamente tutta la striscia d'acqua. Concludendo con le mie considerazioni finali, devo dire che tra l'aspirazione e la modalità lavaggio ha fatto veramente un ottimo lavoro. Guardate il pavimento come luccica, per cui come robot aspirapolvere ha superato pienamente la sufficienza. Per curiosità, prima di mandarlo alla ricarica, voglio vedere quanto sporco è riuscito a tirare su col panno. Guardate quanta polvere e sporcizia è riuscito a tirare su, veramente tanta tanta roba. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo device dotato di dog station viene venduto al pubblico a 499 euro, ma non è tutto, perché attualmente su Amazon è attiva una super offerta coupon sconto da 100 euro, per cui se lo acquistate in questo periodo lo riuscirete a portare a casa a soli 399 euro. Mi raccomando, se siete interessati a questo robottino, sfruttate il coupon prima che scada la promozione. Il link diretto di questa offerta ve l'ho lasciato sia nel primo commento che direttamente nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa recensione, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!